vediamo degli altri casi. Allora, vediamo il caso che ci interesserà di più, qual è? Per quest'anno sarà x uguale r. R, poi vedremo anche r2, r nella seconda, nel corso di analisi. E quale sarà la distanza? La distanza è quella che si chiama distanza euclidea. In genere non si mette neanche la e, si mette distanza e basta, perché tanto è quella standard. Com'è definita la distanza euclidea di due punti sulla retta reale? Che devo fare per calcolare la distanza da questi due punti? Come si fa la distanza da due punti sulla retta reale? Ma non ci sta nessuna scissa, nessuna ordinata qua, ci sta solo la scissa. Siamo sulla retta, lo stiamo. Che ci manca? Valore assoluto. Chiaro? Se faccio x o meno x, in questo caso per esempio, mi viene un numero negativo. La distanza non può essere negativa. Dobbiamo prendere il valore assoluto. Per esempio, la distanza da meno 3 a 2 è 5. O faccio 2 meno meno 3, viene 5. O faccio meno 3 meno, meno 2, fa meno 5. Poi ci metti il valore assoluto e diventa 5. Potevamo sfruttare anche la seconda proprietà. Stiamo definendo questa cosa. Adesso verifichiamo che ha le proprietà giuste per essere una distanza. Adesso il valore assoluto di y meno x è maggiore o uguale di 0? Sì. Il valore assoluto di y meno x è uguale a 0 se e solo se y meno x è uguale a 0 se e solo se y è uguale a x. Quindi la prima proprietà è verificare. Adesso, per quanto riguarda la seconda proprietà, y meno x e x meno y sono due numeri opposti l'uno dell'altro. Quando passa ai valori assoluti, il valore assoluto che cos'è? È il numero che si ottiene prendendo un numero reale privandolo del segno. Quindi due numeri opposti chiaramente hanno lo stesso valore assoluto. Vabbè, non scrivo per ogni xy, ma adesso vediamo invece la disuguaglianza triangolare. Io cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che x meno z è minore o uguale di x meno y più y meno z. Allora, io so questo, so che x meno z è uguale a x meno y più y meno z. Quindi questo valore assoluto è uguale a questo valore assoluto qua. Perché è minore o uguale della somma? Cioè, in buona sostanza, per dimostrare questa disuguaglianza mi basta dimostrare che il valore assoluto di una somma, chiamate questi due elementi w1 oppure v e w, questi sono due numeri reali. Qui c'è il valore assoluto di V e qui c'è il valore assoluto di V. Quindi, per dimostrare la mia disuguaglianza, mi basta mostrare che il valore assoluto di una somma è minore o uguale della somma dei valori assoluti. Sono stato poco chiaro? Allora, io ho detto, devo arrivare a dimostrare questo. Chiaramente qua, aggiungendo e sottraendo y, ottengo il valore assoluto di x meno z uguale al valore assoluto di questa somma. Questi elementi li chiamo v e v doppio, quindi cosa devo dimostrare? Che il valore assoluto di v più v doppio è meno uguale del valore assoluto di v più il valore assoluto di v doppio. Se dimostro questo, la disuguaglianza funziona.
se sommi ed elidi y meno y, trovi questa uguaglianza qua, no? Sarebbe il primo passaggio. Adesso li ho chiamati V e V doppio, li voglio fare separatamente. Quindi, cosa, per dimostrare che questo è minore o uguale di questo, cosa mi rimane da dimostrare? Che il valore assoluto della somma è minore o uguale della somma di valore assoluto. Cioè, non so, più. Allora, come si dimostra? Come si fa la somma di due numeri reali? Pensate a due numeri interi relativi alla stessa cosa, perché qui il problema non è una questione di segno. Si sdoppiano i casi. Ah, si sdoppiano i casi, ma come si fa? Se hanno, se sono concordi, si sommano i valori assoluti e poi si mette lo stesso segno che ci avevano prima. Se sono discordi, si prende i valori assoluti, si prende il più grande, si toglie il più piccolo e poi si mette il segno che c'aveva il più grande valore assoluto. Quindi si fa riferimento. Allora, se io lo scrivo qua, allora guardate, se erano concordi, qua c'è proprio l'uguale, perché se erano concordi, i valori assoluti, il valore assoluto della somma era uguale alla somma dei valori assoluti. Poi si metteva il segno da tutte le parti, sempre lo stesso segno, perché erano concordi. Allora, se erano positivi si metteva più, più e più. Se erano negativi si metteva meno, meno e meno. Allora, quando passa i valori assoluti, stiamo ritornando proprio al discorso che i valori assoluti si sommavano. Chiaro? Se invece erano discordi, se invece i V e W erano discordi, la lunghezza, diciamo il valore assoluto di V più W era la differenza. Era il valore assoluto del più grande, il valore assoluto meno quello del più piccolo. Era il valore assoluto più grande meno il più piccolo. Invece da questa parte i valori assoluti si sempre sommano. Quindi per capirci, se faccio meno 5 meno 3, il valore assoluto della somma fa 8, il valore assoluto di meno 5 fa 5, il valore assoluto di meno 3 fa 3, 5 più 3 fa 8, perché i numeri sono concordi. Se devo fare meno 5 più 3, adesso 8 i numeri sono discordi, allora mentre la somma dei valori assoluti fa sempre 8, il valore assoluto della somma, che è meno 2, stavolta è la differenza 5 meno 3 che fa 2. È chiaro? Quindi qui avete sempre la somma dei valori assoluti, da questa parte invece avete o la somma dei valori assoluti oppure il valore assoluto più grande meno il valore assoluto più piccolo. È chiaro che in ambedue i casi sicuramente quello che sta scritto a sinistra è più piccolo di quello che sta scritto a destra, è minore o uguale. Diciamo, nel caso di numeri concordi è uguale, nel caso di numeri discordi è minore di quello che sta scritto a destra. Ok, quindi su R la distanza è, diciamo, noi la chiameremo la distanza spesso perché quasi sempre useremo la distanza euclidea, ma su R non c'è solo la distanza euclidea. Posso, allora la domanda è questa, posso sullo stesso insieme mettere due distanze diverse? Come no? Per esempio, questo è un insieme qualunque, ci potevo mettere la distanza 0,1. Allora potevo mettere la distanza 0,1 anche su R. Chiaro? E potrei mettere anche altri tipi di distanze già su R. Ok? Quindi due spazi medici possono essere diversi perché già gli insiemi sono diversi. Allora, in quel caso sicuramente gli spazi medici sono diversi. Ma possono anche essere diversi nel senso che gli insiemi sono gli stessi, però le distanze sono diverse. Per esempio, insieme delle città, distanza chilometrica, distanza diciamo temporale, diciamo, in termini di tempo per andare dalla città A alla città B. Ok? Tranne per quei piccoli problemi di simmetria, ma sono delle distanze tutte. Quindi in quel caso abbiamo delle situazioni diverse. Per esempio, ci sono delle città che hanno uguale distanza chilometrica, ma sono più, diciamo, A, B e A, C, diciamo tra A e B e tra A e C il percorso di
lunghezza minima, chilometricamente ha la stessa lunghezza, ma dal punto di vista del tempo che ci vuole, in un caso è autostrada, quindi ci metto poco tempo, in un altro caso è una strada tutta tortuosa di montagna e ci metto molto tempo. È chiaro? Va bene, quindi su R abbiamo questa distanza qui. Voglio fare un'ultima cosa prima di fare la pausa, vediamo se ci abbiamo qualche minuto. Vabbè, abbiamo sforato un pochino, ma fatemi dire solo questo, sono 5 minuti. Andiamo a vedere il caso dei numeri complessi. Vediamo un po' se anche lì c'è una distanza, come dire, matematica si direbbe canonica, cioè allora C, anche qua parlo di distanza euclidea. Distanza euclidea cosa intendo? X e Y sono due numeri complessi, sono rappresentati sul piano di Gauss. Se voglio parlare di questa distanza secondo il segmento che li congiunge, questo chi è? È x meno y, però stavolta le stanghette non indicano la non indicano il valore assoluto, ma indicano, come si chiama nei numeri complessi? Il modulo. Se per caso x stesse sulla retta reale, il modulo coincide con il valore assoluto o no? Cioè, insomma, il modulo di meno 3 come numero complesso è 3. Il modulo di 3 come numero complesso è 3, sì. Quindi si parla sempre di modulo e valore assoluto, però sia chiaro che il modulo estende il valore assoluto, cioè se parliamo di un numero complesso e parliamo di numeri reali come contenuti nei numeri complessi, allora il modulo per quanto riguarda i numeri reali coincide col valore assoluto. Allora, anche in questo caso, per provare la disuguaglianza triangolare, le altre disuguaglianze funzionano come prima. Per provare la disuguaglianza triangolare, anche qui quello che si deve provare è questa disuguaglianza qui. Ok? Cioè bisogna, in questo caso, supponiamo che questo sia V, questo sia W, W più W nei numeri complessi è rappresentato dalla diagonale di questo parallelogramma, e beh, questo lato è lungo quanto la lunghezza di V, quindi diciamo già la geometria ci dice che in un triangolo qualunque ogni lato è minore o uguale alla somma di la lunghezza di un lato è minore o uguale alla somma di altri due. Quindi effettivamente la lunghezza di quella diagonale del parallelogramma è minore o uguale alla somma della lunghezza di questi due lati. Però quella è geometria, a parte il fatto che l'avete dimostrato alle superiori, però sarebbe meglio dare una dimostrazione diciamo autonoma. Allora andiamo a fare, V è un numero complesso, come si fa il modulo di V al quadrato, se vi ricordate? Si moltiplicava V per, chi se lo ricorda? Già avete dimenticato tutto. Per V coniugato, ricordate, A più B per A meno IB faceva 4 più B 4. Allora, se adesso quindi voglio fare V più W modulo quadro, come si fa? Devo fare V più W che moltiplica V più W coniugato. Il coniugato di una somma è facile da verificare che è la somma dei coniugati, quindi qua mi viene V più W per
V coni K più W coni K. Adesso devo fare i prodotti. V per V coniugato fa modulo di V quadro. W per W coniugato fa modulo di W quadro. Poi mi viene più V W coniugato più V coniugato W. Questi due numeri risultano coniugati l'uno dall'altro. Quindi questa somma è uguale alla parte... Allora, quando sommo un numero e il suo coniugato, se sommo A più B e A meno B, che mi esce? 2A. Quindi, siccome questi numeri verificheremo che sono coniugati, faremo dopo la pausa, sommandoli mi viene due volte la parte reale di uno dei due. Si scrive 2re. Re, parte reale, scrive re. Quindi, lo riscrivo qua, V modulo quadro più W modulo quadro più due volte la parte reale di V W coniugato. Lo riscrivo perché ho sfruttato male lo spazio. Adesso io posso scrivere, beh, io scrivo minore uguale qua e faccio una piccola correzione. Se la parte reale la prendo col valore assoluto, qua adesso sono tutti e tre i numeri reali. Vabbè, lo dovevano essere per forza perché quello è un numero reale. Ma se ci metti il valore assoluto qua, sicuramente se questo è positivo rimane uguale, se questo è negativo aumenta. In particolare, posso, facendo un altro passaggio, che cosa ho fatto? Ho sostituito la parte reale con il modulo. Se io ho un numero complesso z, a più i t, la parte reale di z in valore assoluto è il valore assoluto di a, il modulo di z è la radice quadrata di a quadro più b quadro. Il modulo, se qua ci tolgo b quadro viene proprio il valore assoluto di a, se ci metto b quadro è chiaramente maggiore o uguale della parte reale, perché è la radice quadrata di un numero più grande. Ok? Infine, qua posso scrivere modulo di v al quadrato più modulo del w, di w al quadrato più... Vi ricordate l'altra volta ho dimostrato che il modulo di un prodotto, quando si moltiplicavano due numeri complessi, i moduli si moltiplicavano, mentre gli argomenti si... Quindi qua ci devo mettere due volte modulo V per il modulo di W coniugato. Ma se ho un numero W, lui e il suo coniugato hanno lo stesso modulo, quindi qua ci posso anche mettere modulo W. Ok? Alla fine... Cosa abbiamo dimostrato? Lo scrivo qua sotto. Abbiamo dimostrato che il modulo di V più W al quadrato è minore o uguale di modulo V quadro più modulo W quadro più due volte modulo V che è uguale a modulo di V più modulo di W tutto elevato al quadrato. Quindi, se ci fate caso, tutte quelle... quella catena di disuguaglianza ha dimostrato questa proprietà. Beh, a questo punto sono tutti numeri positivi, se fate la radice quadrata deve rimanere la stessa disuguaglianza. Quindi questa è la radice quadrata di questa, questa è la radice quadrata di questa. Quindi la disuguaglianza è vera. Quindi anche su C c'è una distanza, chiamiamo distanza euclidea, che è il modulo della differenza. Ok? E queste saranno, almeno per quest'anno, le uniche distanze che useremo su R e su C. In realtà quella su C estende quella che abbiamo considerato su R, perché chiaramente se fossero numeri reali il modulo a differenza coinciderebbe col valore assoluto.